In un momento di forma straripante, improvvisamente il Tolentino ritorna coi piedi per terra a causa della clamorosa ed inaspettata sconfitta di Giulianova contro il Giulianova. Contro la squadra di Mister Bitetto, infatti, finisce 2-0 grazie alle reti della bestia nera del Tolentino, Barlafante. Tolentino, ancora orfano di Ettore Padovani, scende in campo con la coppia d'attacco formata da Minella e Severini. Coppia d'attacco invece per il Giulianova, tutta formata da Under, con Paudice a duettare con Barlafante. Sono poche le emozioni del primo tempo e tanta la battaglia in mezzo al campo. La sblocca però un episodio. Al 15° si fa male Sranchion per il Tolentino. Il difensore Cremisi rimane comunque in campo, ma è lui la causa del gol del Giulianova. Lancio lungo, sponda per Barlafante che brucia Sranchion infortunato. Anticipa l'uscita di Dupuy e mette in rete il pallone dell'1-0. Il Tolentino prova a coinvolgere un po' di più Conti nell'azione e al 34° sfiora il pareggio. Cross di Ruggeri, sponda di Ciconetti in area di rigore per Severini che sulla destra cerca il tiro che esce di pochissimo. Al 46esimo, al primo minuto di recupero, vibranti proteste del Giulianova per un presunto calcio di rigore, brutto disimpegno di Bonacchi che prova a servire Dupuy all'indietro. Si inserisce Paudice che anticipa il portiere Cremisi, cade a terra, sembra rigore, non secondo l'arbitro, soltanto simulazione e già per lui. Finisce 1-0 il primo tempo, un primo tempo in cui il Tolentino è rimasto in partita. Non sarà così però nei secondi 45 minuti. Sembra dare una buona impressione il Tolentino dopo il ritorno in campo. Al 51esimo sfiora la rete Severini su un tiro dopo una punizione deviato che finisce fuori, e poi sul conseguente corner Strano sfiora ancora il pareggio con un colpo di testa che finisce alto. Ma da qui in poi il Tolentino esce clamorosamente dal campo. Al 57esimo Paudice sfiora il gol, anzi se lo mangia. Scartato Dupuy a porta vuota, mette clamorosamente il pallone fuori. 3 minuti più tardi, al 60esimo, è Massetti che tira da fuori. La sua conclusione è deviata da Paudice e finisce sul palo. Sugli sviluppi dell'azione, cross in area di rigore, il colpo di testa di Danna viene parato da Dupuy. Il gol del Giulianova è nell'area e arriva al 73esimo. Punizione battuta in area di rigore, sponda di Paudice, girata di Barlafante che col mancino batte ancora una volta Dupuy. Mister Mosconi prova a fare qualche cambio, entrano Pagliari, Niané e Capezzani, ma c'è poco da fare, una giornata no per il Tolentino che arriva alla sconfitta. Dopo tante giornate con risultati positivi, ora il Tolentino dovrà riorganizzare le idee in attesa della prossima trasferta di Vasto Girardi, che sarà molto più difficile di quanto si possa pensare. Vittoria meritata, c'è un atteggiamento giusto, è normale, la partita si è indirizzata subito male per noi, abbiamo subito un infortunio sul gol che ci può stare, però non è che bisogna perdere la testa. Dopo la partita si è messa proprio come voleva il Giulianova, tutti i combatti dietro e siamo stati poco pericolosi. Loro la potevano chiudere dopo sulle ingenuità nostre, sempre sulle ripartenze, però tornammo con i piedi per terra, perché questa squadra appena alza l'asticella non è pronta. Eravamo pure partiti bene come atteggiamento, umile, eravamo partiti bene, soltanto dopo commetti un errore, vai sotto, diventa dura. Sapevamo che oggi era una partita spartiacque, però ci mettiamo sotto a lavorare. Onore e merito a loro che hanno vinto meritatamente. Abbiamo sofferto il Tolentino, no? La aggressività del Giulianova, abbiamo sofferto le disattenzioni nostre, che magari giocando ogni 3 giorni, alla fine la squadra non è fresca né mentalmente né fisicamente, purtroppo è questo, perché non si è pronti in questa categoria a giocare ogni 3 giorni. Giulianova è arrivato più fresco di noi, tra virgolette, e questo bene o male ci ha penalizzato, però non ci sono alibi. Giulianova ha meritato la vittoria e noi abbiamo meritato la sconfitta. Si riparte con i piedi per terra come abbiamo fatto e bisogna andare a caccia della salvezza. È una sconfitta che può fare male psicologicamente, secondo lei, la squadra, oppure una sconfitta che può fare bene, che magari può aiutare i ragazzi a dare di più nelle prossime uscite? E sconfitte non fanno mai bene, come non ci siamo esaltati con la vittoria di Campobasso, con le 4 vittorie consecutive, non cambia nulla, cambia purtroppo gli episodi che oggi ti sono girati a sfavore. E chi magari pensava un attimo dopo 4 vittorie, ormai il Tolentino è fuori, il Tolentino deve lottare fino a fine per la salvezza, che è il nostro obiettivo. Niente voli pindarici, appena
l'ambiente alza la testa, ci fanno subito ritornare con i piedi per terra. Noi dobbiamo prima arrivare 40-43 punti e poi vediamo quello che succede, che non è facile. Magari questi risultati ci hanno fatto pure un attimino illudere, però quando giochi ogni tre giorni, freschezza mentale, freschezza atletica, non è facile. Adesso abbiamo l'ultimo step con Vasto Girardi e poi facciamo, tranne che non ci mette una partita di Recanati, abbiamo la possibilità di recuperare, staccare la spina e fare una settimana normale. Grazie.